Stanza 32, oui, monsieur? Sì, 32. Vorremmo partire il prima possibile. Certo, signore, ci vorrà solo un minuto. È lui. Per tutto questo tempo sono stati nello stesso albergo. Avrei dovuto sospettarlo. Devono avermi seguito. Sarà meglio che me la batta prima che mi veda. Conoscevano tutte le mie mosse. E questo è costato la vita dello zio Deville. Almeno so dove sono tutte e due le statue. Non devo perdere altro tempo. Cosa cerchi da queste parti, giovanotto? Sei venuto a fare quattro chiacchiere con la vecchia Iris? No, sono alloggiato in questo albergo e sto solo ammazzando il tempo. Sciocchezze! Perché ti aggiri così attorno alla spazzatura, eh? Non sono affari suoi. Sì, giusto. Non è così che si porta rispetto a un'anziana signora, giovanotto. Beh, io non volevo nemmeno parlarle. Come preferisci. È troppo alta, non ci arrivo. Se solo riuscissi in qualche modo a tirare quella leva. Giù le mani, giovanotto! Questo bastone ne ha viste tante. Farai meglio a non provarlo sulla schiena. Calma, calma! Giù le mani, ho detto! Cosa c'è? Sei venuto per scusarti, eh? Una signora deve essere trattata come un fiore. Non l'hai mai sentito dire? Volevo solo... Oibò, cosa vuoi da me? Vorrei in prestito il suo bastone da passeggio. Cosa? Ci sento bene? Il giovanotto all'improvviso ha bisogno di qualcosa, eh? Beh, riprovaci. Come si parla a una signora? Devo avere le allucinazioni. Sbagliato ancora. Oh cielo, va bene. Signora... Iris. Bene. E poi? Sarebbe tanto gentile da prestarmi il suo bastone? Ora va molto meglio. La vecchia Iris ti insegnerà le buone maniere. Allora, me lo presta? No, tutto ha un prezzo. Ma io mi sono appena scusato. Cosa? E quello per te sarebbe chiedere scusa? Beh, almeno ci stai provando. Te lo presterò. Ma in cambio dovrai farmi un favore. Ho fame. Vuole dei soldi? Ti sembro una mendicante? Andrai a prendermi qualcosa da sola, ma le mie gambe non sono più quelle di una volta. Prendimi un hot dog da quel vecchio sfrontato di Clay. Ha un chiosco proprio dietro l'angolo. Affare fatto, ma sarà meglio che mantenga la parola. Per chi mi hai preso, certo. E ora vai. Ho una fame che potrei mangiare un cavallo. D'accordo. Salve. Cosa desidera, signore? Mi dia un hot dog. Ci vorrà meno di un minuto. Anche meno di mezzo minuto. Anzi, lo avrà immediatamente. Beh, non ho fretta. Un senape, giusto? Va bene. Un istante, arriva subito. Sono 3 euro. Ecco l'hot dog che voleva. Dammi qui. Bah, che schifezza! Cosa? Detesto quella poltiglia gialla. Portamene un altro, ma senza senape. Io uso solo il ketchup. Solo ketchup, capito? Ma che cosa posso fare? Questa è una signora per cui potrei uccidere. Vedo che le è piaciuto il suo hot dog.
Ne vuole un altro? Sì, ma vorrei del ketchup al posto della senape. Perché del ketchup? Così rovina un hot dog, glielo devo dire. Beh, io lo preferisco così. Io non faccio hot dog con ketchup, mi dispiace. È un problema sostituire la senape con il ketchup, non mi sembra una gran cosa. Non lo sarebbe, ma come le ho detto, io non li faccio. Voglio dire, non ho ketchup qui. Va bene, me ne dia uno semplice. Vuol dire senza niente? Sì, senza niente. Va bene. Ma poi non si lamenti degli hot dog del vecchio Clay, d'accordo? D'accordo. Ecco qui il suo hot dog. 3 franchi. Buona giornata. Grazie. Questo è tutta un'altra cosa. Bravo, ragazzo. Sì, beh, pare proprio di sì. Mi è costato qualche moneta e un esaurimento nervoso. Beh, divento un po' irritabile quando ho fame. Ma ora andrà meglio. Allora, posso finalmente prendere il bastone? Aspetta un minuto. In che senso prendere? Non era questo il patto. Lo puoi avere in prestito. Lascialo da qualche parte, quando non ti serve più. Certo. In prestito, non c'è problema. Divertiti! Devo sgattaiolare di nascosto nell'ingresso dell'albergo. Con un po' di fortuna non incontrerò quei due. Non so dove conduca la porta, ma è chiusa a chiave. Avrebbe un minuto? Certo. Cosa posso fare per lei? Cosa c'è dietro la porta in fondo al corridoio? Là dietro? Beh, è solo uno sgabuzzino di servizio. Utensili, scope, asciugamani puliti. Se ha bisogno di qualcosa, chieda pure alla reception. No, no, è tutto a posto. Ero solo curioso. È tutto, monsieur? Devo terminare il mio lavoro. Ah, no, non voglio esserle d'impiccio, grazie. La presa ora è libera. Mi scusi, vorrei chiederle un favore. Certo, signore. La mia stanza sembrerebbe senza corrente elettrica. Potrebbe dare un'occhiata? Davvero? Strano. Prima di iniziare con le luci di qui, ho controllato tutte le stanze di questo piano. Ho provato il candeliere e le prese, ma non funzionavano. Ah, quel malheur. Vediamo. Ah, probabilmente è solo il fusibile. Lo sistemerò subito. Grazie. Aspetterò fuori.
Lo stesso sensore dell'entrata. Ho le mani pulite. Contiene solo altri strofinacci. Ho aspettato che l'albergo si svuotasse e sono sgattaiolato discretamente nella hall. Non c'è tempo da perdere. È probabile che scoprano molto presto che si trattava di un falso allarme. Stanza 32. È quella in cui stanno loro. Le chiavi di tutte le stanze dell'albergo. Le chiavi di tutte le stanze dell'albergo. Stanza 32. Fantastico. È ora di fare una piccola visita prima che tornino. Il letto è vuoto e rifatto. Darò un'occhiata sotto il letto. Sembra che nella fretta si siano dimenticati qualcosa. Un codice numerico. Maledizione. Quale sarà la combinazione? Ottimo, la fortuna è cambiata ancora. Non permetterò a nessuno di portarmele via. Ora devo darmela subito a gambe. Non voglio imbattermi in quei tizi con queste cose in mano. Ho lasciato l'albergo senza fare rumore. Ho chiamato un taxi e sono partito per l'aeroporto. Mi aspetta un lungo volo per il Messico.